Cioè, praticamente questa è la nostra casa ideale. Panorama e guardate la camera. È stupenda. Cioè, io non so se vi rendete conto, ma questa è in assoluto la camera dei miei sogni. Allora, in tutto ciò non vi abbiamo ancora spiegato per quale motivo ci troviamo qui. Ma qui dove qui? Ah, siamo a Solda, Siamo a innanzitutto, Solda nell'Alto Adige. perché l'Alto Adige ci ha inclusi in un progetto molto molto figo, ovvero in questo weekend Tamara Lunger, la famosa alpinista, scalerà l'Ortles. Scalerà questa montagna per concludere il suo tour, il tour italiano in cui ha scalato tutte le vette più alte di ogni regione. Vi lasciamo in descrizione il link al suo Instagram, così potete andare a sbirciare e guardarvi tutte le cose che ha fatto. E noi la conosceremo e faremo qualche escursione con lei, non sull'Ortles. No, decisamente no. Praticamente quella rete funziona così: tu dalla seggiovia, se vuoi, ti butti, ti lasci cadere e finisci sopra. Non credo proprio. No, è decisamente poco sicura questa cosa perché è bucata. Cosa è successo? Bene, bene, cena finita. Però abbiamo incontrato Eva, l'abbiamo finalmente conosciuta. Lei è la PR che ci sta seguendo per tutto quello che riguarda questo evento. E ci ha dato una busta piena di roba che lei sta mettendo via, ma io volevo farvi vedere. Oh Vabbè, no! grazie. Vabbè, dai, sì. Comunque, ci ha lasciato ovviamente tutto quello che riguarda le spiegazioni sul territorio, una bellissima chiavetta piccolina, dell'alcol in spray, che non ho capito, powerbank cioccolato, ci sono delle mele secche, ci sono due bandane che possono essere sciarpe, eccetera. Ci ha lasciato un sacco di roba. Domani non vediamo l'ora di camminare. E abbiamo appuntamento alle 8:20, quindi stasera non a presto. Siamo in marcia che stiamo per raggiungere Tamara Lunger e il resto del team per fare la nostra fantastica escursione di oggi. Fa freddino. Sì, fa freschino, ma è normale. Ciao. Ciao. Ciao Fabio, Piacere, piacere. Federica, piacere. Quindi noi adesso prendiamo la funivia e andiamo. Dove siamo? Dove siamo noi? Solda, Noi siamo là. siamo là. Noi dobbiamo andare quassù. Postone. Dobbiamo andare in quel punto. Grande Bru, Monte Gebru e Maestro Norte. Praticamente stiamo camminando sul ghiaccio. Sì. Tutto ghiacciaio qua sotto, guardate anche là. Ed è tutto che si sta sciogliendo. La guida ci raccontava che 25 anni fa il ghiacciaio arrivava molto molto più in giù rispetto alla valle ed è tutto scomparso, ormai è rimasto tutto quello che c'era su in cima e questa parte qui sotto. A rischio di diventare noioso, quello è ghiaccio! Cioè, è ghiaccio! È coperto di sassi, di terra. È tutto ghiaccio questo. È fighissimo. Iercuzzi. Questa era Iercuzzi, sì. Ricapitolando, quello che ci ha detto la guida è che siamo stati probabilmente molto fortunati a poter camminare su un ghiacciaio perché secondo lui tra una ventina d'anni tutto questo ghiaccio non ci sarà più. Insomma, è una cosa inquietante. Rifugio! Quello, quel rifugio. Noi stiamo andando là. Finally, siamo arrivati. Ci abbiamo messo un pochino comunque perché abbiamo fatto diverse pause.
Ragazzi, noi vi abbiamo mostrato delle riprese di drone di queste zone, però ci teniamo a sottolineare che l'abbiamo fatto soltanto perché siamo con un progetto organizzato dai DM con Sudtirol e quindi loro ci hanno dato il permesso di utilizzare il drone per promuovere l'area. Mi raccomando, è vietato, perché questo è un parco naturale ed è ovviamente una zona riservata agli animali che devono stare tranquilli, in pace, quindi è stata solo un'eccezione. Sia chiaro, ve lo diciamo. Si riscende, abbiamo pranzato parecchio, anche troppo forse. Tra l'altro si prospetta la possibilità di fare un ponte sospeso. Ormai ce li stiamo proprio tirando dietro e sembra molto figo anche, quindi vediamo. Stiamo per raggiungere il ponte tibetano che ci ricongiungerà all'altro lato della vallata. Sì, esatto. E anche questo pezzo è veramente molto bello. Siamo soddisfattissimi della giornata di oggi. Oddio, si muove un sacco! Yes, stiamo per raggiungere il nostro hotel. Quindi finalmente ci facciamo una doccina calda. Siamo cotti, eh? Sì, siamo cotti, però stasera ci aspetta ancora il museo di Messner. E non solo, perché dopo il museo noi andremo a mangiare allo Yak e Yeti, che è questo ristorante che è stato recuperato e ristrutturato proprio da lui, dove si mangiano non solo specialità altoatesine, ma anche la carne di yak. Che voglio provare assolutamente. Lo so che qualcuno di voi si schiferà, ma io sì, voglio provarlo. Qui abbiamo veramente reso un giorno di una giovane ghiaccio. È del 1973. Quindi a questo sono 30 anni, neanche 30 anni. Era molto molto importante. Oggi, nel 1821, questo ghiacciaio toccava un asino. Bene. Quante cose che fai? È grosso. Sì, lui è grosso. E spinge. Porca. Arrabbiato.